Mezza maratona promossa a pieni voti e tante idee per migliorarla ancora in futuro è quanto emerso nel corso di Fuori Sacco Express, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni martedì alle 21. Ospiti gli organizzatori Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri, che dopo aver sottolineato i tantissimi apprezzamenti ricevuti, non si sono sottratti ad analizzare le criticità emerse. Innanzitutto il Daturi è stato magnifico come luogo di ritrovo per i corridori e per i bambini, ma se fosse piovuto avremmo avuto qualche difficoltà, hanno sottolineato. Resta una soluzione provvisoria, la nostra speranza è di riuscire a ragionare al più presto sugli edifici dell'ex caserma Nino Bixio di Piazza Cittadella. Si parla e si attende questo nuovo centro nel vecchio laboratorio Genio Pontieri. Caserma Nino che Bixio. Non so quanti anni ci vorranno, però io ho avuto il privilegio e la fortuna di visitarlo all'interno in un'occasione e mi sono già visto un grande centro maratona di accoglienza, perché le strutture sono tantissime. Ci siamo resi conto che tantissima gente si è avvicinata alla manifestazione, proprio in quella giornata si vedeva un tantissimo pubblico in Piazza Cavalli. E questa è una cosa, cioè c'è sempre stata gente, ma così tanta mai probabilmente. Un altro momento di riscontro forte è stato nel giorno seguente, quando davvero per la prima volta, o almeno dopo tanto tempo, abbiamo ricominciato ad avere tante mail, telefonate, Facebook adesso, tanti commenti positivi. Il nuovo percorso è piaciuto molto, come hanno confermato i primi classificati tra i piacentini, Gisella Locardi e Claudio Tanzi. Molto bello, secondo me è anche veloce comunque come percorso, cioè rispetto ad altre che ho fatto, secondo me è una bella maratona, una bella mezza, si possono fare anche dei tempi veloci. Il percorso era già bello, è stato ancora migliorato ulteriormente, secondo me complessivamente anche veloce, perché il tempo del vincitore lo dimostra, nonostante il vento ha corso in un tempo di livello internazionale. E a livello di pubblico più di così non si può, perché anche ci sono dei passaggi veramente belli. Fuori Sacco Express sarà trasmessa in replica su Telelibertà domani alle 18:20 e domenica alle 17:30.